Ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Oggi sono qui per raccontarvi la psicologia o comunque ciò che penso io di questo personaggio di un anime, Johan Liebert di Monster, che reputo il miglior villain tra tutti gli anime che ho visto. Non preoccupatevi, comunque non ci sono spoiler, quindi se ancora non avete visto l'anime potete comunque guardare il video. Bene, prima di iniziare vi invito a lasciare un bel pollice in su e a passare dai social che trovate in descrizione. Detto ciò, possiamo pure iniziare. Johan Liebert. Da dove comincio? In primo luogo non era diverso da qualsiasi essere umano. Non ha nessun superpotere, nessun Super Saiyan, nessun Gias, nessun One For All, nessuna forma di psiche, niente di tutto ciò. Quello che ha sono le capacità umane, eppure fa paura. Rende le persone serial killer, fa in modo che i suddetti serial killer eseguano i suoi ordini. Sono detti serial killer e hanno paura addirittura anche di sentire il suo nome. Convince la gente a suicidarsi, in pratica è un fantasma e la gente non sa che esiste. Tutto ciò che fa, uccide, brucia, eccetera, è incrollabile su ogni decisione. E soprattutto dopo aver ucciso una persona non si muove di un millimetro. Nessuna reazione, proprio come uccidere una zanzara. Tutto ciò che ha fatto sembra realistico, tutto ciò che un umano potrebbe fare. Perché dico che per me Johan è il miglior antagonista degli anime? Cosa definisce un grande cattivo? È il potere che uno possiede? È l'odio che si prova quando si pensa a quella persona? Secondo me sono i brividi che ti scendono lungo la schiena ogni volta che lo vedi. Ogni volta che vedi il cattivo non ti stupirai mai del suo potere, non lo dirai perché c'è solo un'emozione che trabocca in te, ed è la paura. E Johan Liebert non ha bisogno di venire sullo schermo per fornire questa paura. Il suo stesso nome mi ha fatto venire i brividi quando ho guardato Monster. È un brillante stratega e il fatto che tutto sia realistico lo rende molto più spaventoso. Avremmo paura di un Aizen o di un Freezer? No, perché sappiamo per certo che anche se esistessero in qualche angolo dell'universo, avremmo lo 0% di possibilità di incontrarli. Ma qualcuno come Johan Liebert potrebbe essere tra noi, vivendo come un normale cittadino simpatico. Il realismo è ciò che lo rende così bravo e così spaventoso. Rimane due passi avanti al suo inseguitore e lascia indizi dietro di sé, in modo che il suo inseguitore non lo perda di vista e lo superi comunque comodamente. La sua capacità di convincere le persone normali a fare cose terribili e a comportarsi come se niente fosse mi ha incuriosito e terrorizzato. Gli piace mettere in moto le cose, gioca una persona contro un'altra e poi guarda per vedere cosa succede. Dà alle persone il permesso di vivere le loro fantasie più oscure e poi le mette in un angolo dove non hanno altra scelta. Anche gli altri serial killer e le persone normali si fanno presto prendere dal modo di pensare di Johan e faranno di tutto per lui o a causa sua. E fa tutto questo senza alcun potere speciale. È un mostro, un vero e proprio mostro in buona fede, mascherato da pelle umana. In parole povere, un mistero. Cammina con calma nell'ombra, uccidendo con distacco emotivo. È incredibilmente carismatico, capace di manipolare facilmente le menti della gente e di costringerli a eseguire i suoi ordini, di solito uccidendo le persone che vuole morte. È in grado di sfruttare qualsiasi debolezza e di usarla a suo vantaggio. È il mostro senza nome. Johan è l'apice del male, non solo ti uccide, ma ti fa provare una paura assoluta quando ha finito con te. Lui, con il suo cervello, il suo carisma e con il suo essere ciò che è, può ottenere ciò che nessun altro cattivo può ottenere senza superpoteri. Omicidio, suicidio, incendio doloso, eccetera, le sue capacità non sono chiaramente dimostrate, eppure i serial killer hanno paura del suo nome, di lui. Se qualcuno ha avuto la mente di farlo, può fare quello che ha fatto Johan. Potrebbe volerci un po' di tempo per arrivare al livello di Johan, ma è comunque molto possibile, è assolutamente terrificante. Tutto quello che fa, un altro essere umano potrebbe farlo. È un mostro in ambito umano, può essere letteralmente chiunque incontriamo in un giorno qualsiasi. Se vuole che una cosa sia fatta, è fatta. Consideriamo il tema alla base di Monster nel suo complesso. Le credenze di Johan sono l'antitesi di ciò in cui l'umanità ha bisogno di credere per sopravvivere. Questo è il tema di Monster. Johan non ha nessun rispetto per la vita, nessun rispetto per la vita degli altri o per la sua stessa vita. Credo che sia questo che lo rende un cattivo. Lui stesso rappresenta gli angoli più oscuri del cuore delle persone. Lui stesso non uccide nessuno. Non c'è Johan, c'è solo il mostro senza nome che divora la gente dall'interno. Johan ha quel carisma mostruoso a cui raramente qualcuno è capace di resistere. È stato progettato per essere superiore, fa parte della sua storia di fondo. Un'altra cosa spaventosa di lui è che non fallisce quasi mai nei suoi calcoli. Devi essere davvero fortunato a sopravvivere alle conseguenze se ti capita di essere solo un'altra vittima insignificante tra tante altre nel suo caotico piano. Non è mai aggressivo, semplicemente non è un tipo di persona che perde facilmente la pazienza, mostrando sempre un'espressione calma sul viso. Ama scherzare con la gente in modo amichevole. Davvero uno dei personaggi più originali di tutti gli anime. L'antagonista perfetto.
Ok ragazzi, io spero che dopo questo super discorso che vi ho fatto abbia anche magari fatto venire voglia ad alcuni di voi di vedere Monster. E fidatevi che se ancora non lo avete visto, dovete vederlo, non ve ne pentirete assolutamente. È uno di quegli anime che vi segna dentro, che appena lo finite vorreste cancellarvi la memoria per riguardarlo. Lo sto spammando un po' dappertutto perché io dopo averlo visto sono rimasto totalmente affascinato da questa opera e voglio pure recuperarmi tutto il manga. Quindi ragazzi, mi raccomando, iniziatelo. Dunque, io spero che questo video vi sia piaciuto, se così fosse vi invito a lasciare un bel pollice in su e ad iscrivervi se ancora non lo aveste fatto. Passate dai social che trovate in descrizione e io e Johan Bibertudel vi salutiamo e ci diamo appuntamento al prossimo video!